sogno non l'ho realizzato. Che il mio sogno non era proprio quello di fare quello che faccio oggi. Cioè, proprio era lontano da me, ero timidissimo, c'è il microfono, cose, zero. Il mio sogno era quello di fare calciatore. Per cui io spendevo tutte le mie energie per giocare a calcio, facevo gli allenamenti, facevo proprio di tutto. E quando chiudevo gli occhi la notte, il mio sogno era entrare a San Siro, cross, con questa cola, risultare, tatuaggi e venire. A quell'epoca non era così, il mondo del calcio era forse più di sacrificio, no? E invece poi la vita mi ha portato ad essere quello che sono oggi. Cioè, non voglio dire che sto male, sto benissimo, cioè, sono contento di fare quello che faccio, però questo significa che uno magari strada facendo, quando poi gli allenatori mi dicevano cambia mestiere, non sei italiano, una volta mi disse tu c'è una squadra dove potresti giocare, dove? Al circo, mi disse al circo. Allora lì capì che non era la mia strada e poi fortuna volle che vicino al mio paese c'è qualcuno siciliano qui? Ah, di dove? Zone? Io Palermo. Palermo? Catania, diciamo, dice Palermo è estero. Vicino al mio paese, ad Augusta, provincia di Siracusa, aprire un villaggio turistico, uno dei primi villaggi d'Italia, entrai là dentro e lì mi sono accorto, ma guarda, però questa cosa qua. Ecco perché vi dico questo, perché lì, quando facevo spettacolo al villaggio, non sapevo dell'esistenza degli autori, no? Cioè io guardavo la televisione, vedevo Walter Chiari, vedevo grandi comici del passato, li guardavo e dicevo quanto sono bravi, madonna, ma come gli vengono? Cioè proprio parlo tutta una battuta dietro l'altra, ma guarda che roba incredibile, sono pazzeschi. Allora tentavo di imitarli, cioè io andavo sul palco al villaggio senza preparare nulla, prendevo il microfono e cominciavo a parlare, a cazzeggiare, prima che veniva la battuta, poi una sera non veniva, un'altra sera non veniva, ma non sapevo che invece ci si potesse preparare per questo tipo di mestiere, cioè che anche a tavolino uno si fosse dire preparare un monologo, una gag, una battuta, una cosa. Quindi io inseguivo quello che facevano quei comici là per poterlo fare un giorno pure io. Poi mi spiegarono che anche quei grandi comici avevano uno staff, cioè uno staff autorale, dove composto da diversi autori. Sono sempre divisi, gli autori ci sono, c'è quello specializzato in musica, poi c'è l'autore che è il classico battutaro, che è proprio una battuta secca, poi c'è l'autore magari un laureato in storia, serve sempre, no? Poi dice, ah no, guarda che quell'anno, no, guarda che fu così, insomma, si crea una squadra come il calcio, e poi c'è il centravanti che deve andare a giocare la partita e tentare di fare gol. Ora però questo non significa che tu prendo lui, gli metto una bella squadra di autori e lui va sul palco e possa riuscire a fare, cioè devi essere un pochino portato a fare questa cosa. Però la squadra degli autori, il lavoro, la preparazione, le prove, ecco, sulle prove c'è un discorso molto lungo, come si dice, sì, le cose sono provate, alcune cose sì, i balletti sono provate, il monologo non lo puoi provare, io non lo provo mai, se io devo fare un monologo in televisione, non puoi alle prove farlo e poi la sera dopo devi rifare, perché allora perde di... Però si fa prima, vuoi sapere come? Partiamo da dove? Da quando uno dice che dici facciamo un programma? Partiamo da là. Partiamo. Poi ditemi qualcosa di specifico che volete proprio sapere. Ad esempio, mai pensato, una volta diventato personaggio famoso, no? Che vuol dire, c'è differenza tra un personaggio famoso e uno che poi invece può piacere e avere anche un seguito di persone che ti stimano, no? Perché premettiamo, questo è un mestiere ovviamente non puoi piacere a tutti, se io faccio tutto il programma abbiamo fatto il 50%, che è una cosa oggi quasi inarrivabile, a me per farmi complimenti da solo, perché proprio oggi è così, una volta c'era la 1, la 2, la 3 e forse i 3 canali Mediaset, oggi ci sono le televisioni satellitari, insomma si dice c'è frammentazione, per cui riuscire a radunare una massa come quella che abbiamo fatto noi nell'ultimo programma era veramente difficile. E la vittoria è stata molta, lo so dice lui, la diciamo che la vittoria
è stata per scelto come giorno per fare un varietà il lunedì. Il lunedì era quasi un sacrilegio, cioè, io voglio fare un varietà quando? Di lunedì no. Mi ricordo la prima riunione alla RAI c'era Lorenza Rei, allora Fiorello siamo pronti per questo sabato sera italiano, ho detto no signora, la sera si può fare, lo facciamo di lunedì, no. Lunedì varietà non si può fare, insomma, perché io ho fatto un po' i conti, no? Ho fatto un po' i conti, vedevo mia figlia, quella di 20 anni, che venerdì, sabato e domenica, ciao, dove ci vado, ciao, ciao. Il famoso monologo che facevo della piazza, quindi era proprio. Sabato sera mai vista in casa, venerdì sera mai vista in casa, domenica sera neanche, il lunedì sera stavo a caffè, stavo stanco. Mia madre veniva vista a casa, il sabato guarda De Filippi, quindi chi stava a casa il sabato era mia madre, mio zio, e guardava un certo tipo di programma, che pure di là, che tu facevi, ora camminerò sulle acque, invece no, c'ho la De Filippi. E ora volerò veramente De Filippi o il programma, insomma, bisogna rispettare, mia madre guarda lì, guarda, chi ce l'ha da fare sabato sera? Ci sono gli anziani, il sabato non è più come una volta, adesso la gente c'è un weekend, a faccia della crisi escono tutti, le feste, a mangiare, le fuori. E allora pensammo il lunedì e avevo ragione. Ma tornando ancora indietro, succedono poi fatti nella vita, no? Che io, ad esempio, dicendo, essendo diventato personaggio famoso, mai avrei pensato di fare in varietà, quello classico, nel vero senso della parola, tant'è che cominciai con karaoke, ma fu una casualità. Una casualità, se vuoi fare un programma, che devo fare? Devi far cantare la gente, veramente. E basta. Sì, ma proprio niente, tu gli dai il microfono, e io che faccio? Niente, passi il microfono, bella, buon, bello, va bene. E portare soldi, so, per mangiare. In quel periodo dissi, ok, facciamolo. E cominciamo il karaoke. Dopo 10 puntate subito, dopo chiudiamolo perché non funziona, cioè, va contro tutti i telegiornali, cioè proprio non sta andando bene, fa il 3%, il 2%, va bene. Ok, grazie, è stato bello, tanto a me non è che manco piaceva tanto, dico, vabbè. Nel frattempo avevamo già registrato altre 10 puntate, ed era, si dice, era un magazzino di queste 10 puntate, dice, vabbè, guarda, gli sponsor ormai hanno pagato, mandiamo in onda queste 10 puntate e via. Durante quelle 10 puntate è successo l'immaginabile, chissà perché. Ci sono congiunzioni astrali, cioè in quel momento. E io con quei capelli in quella maniera lì, con la moda, con quella giacchetta in quel momento storico, cioè mi ricordo che tanto per cambiare, in quel momento i politici non vanno, pensate. In quel momento c'era Mani Pulite, non so, voi siete giovani, nel 90 scoppiò lo scandalo, quel momento sì, la storia si ripete. Però alla Regione Lazio erano fantastici, erano meravigliosi. Allora, non si sa perché in quelle 10 puntate c'è stata un'esplosione. Un'esplosione, però ero quello del karaoke, finita, cioè quello del karaoke non facevo con noi, non facevo battuto, non facevo niente. Quindi era, è stata un'arma a doppio taglio, un grande successo, però in effetti non facevo quello che mi piaceva. Tant'è, io mi ricordo questa cosa, incontravo gente che avevo conosciuto nei villaggi, che mi aveva conosciuto l'animatore, e mi diceva, ah, l'ho visto in televisione, eh sì, però nei villaggi quanto mi facevi ridere. No, ero fuori voce, facevo una cosa, mi adattavo. Finito il karaoke, che fai quando ti crei un personaggio del genere? Uscire da lì è praticamente impossibile. Proprio come, è come Star Trek, capito? Quello che faceva Spock, non potevi fargli fare più nessun film perché se faceva un western, dice, guarda Spock vestito da cowboy. Qualsiasi cosa che facessi ero Fiorello del karaoke, c'è niente da fare. Allora tentai di fare un po' di cose simili dal karaoke, facevo programmi musicali, festival bar, queste cose qua. E a un certo punto, proprio durante un festival bar all'Arena di Verona, c'erano i Red Hot Chili Pepper. All'Arena di Verona, 14.000 persone. Questi arrivano, non sapevano che la manifestazione era canta via uno, canta l'altro, era tutto in playback, questi arrivano, volevano suonare dal vivo e fare il sound check davanti a 14.000 persone in libreria, il sound check, cioè fare per un'ora
capirai, però tanto loro, sai, magari vedevi i Red Hot Chili Peppers, c'erano i tecnici che stavano lì con la batteria, la cosa nuova da lì, Salvini era il padron del festival bar, mi disse, guarda, fai una cosa, vai fuori e fai qualcosa, vai fuori e fai qualcosa, 14.000 persone sedute all'Arena di Verona, vi posso assicurare che non è, cioè proprio poi l'Arena di Verona è fatta in modo che tu esci dal palcoscenico e vedi una muraglia umana, cioè proprio una muraglia, tu entri lì, allora sono uscito e feci 45 minuti di cazzeggio con 14.000 persone. E lì, quella casa, quella sera c'era Ballandi, noto produttore di programmi, soprattutto i one man show fatti in Rai, i programmi più importanti. Ballandi poi dopo mi vide e mi disse, secondo me potresti farlo, Paolo, mi sei fatto sabato sera di Lenno, no, di Bologna, sembra, noi lo chiamiamo il cardinale che secondo me. Ma ci sì, capirai, ma ce l'hai, hai uno, dici. C'era il sabato sera, allora ti diamo chi quello del canale, che no, lascia stare. Invece lui si prese la responsabilità e tu c'eri, no? E da lì cominciamo, disse ok, facciamo il sabato sera, dire uno mi prende la responsabilità. Da dove partiamo? Un'altra ripresa anch'io. Eh? Un'altra ripresa anch'io. Cosa? All'epoca era la nostra, non era facile. Allora lì parlando mi affiancò una squadra di autori che non avevo mai avuto, gente con cui confrontarmi, che sai fare, che fai, che dici, e cominciamo a scrivere, famoso, sai, scrivere, che uno poi scrive, come si comincia a scrivere una cosa. E il nostro sistema, diciamo che è un po' l'inverso di quello che si fa. Allora, prima di fare la trasmissione, facevamo un tour in piccoli teatri di provincia, un tour con, c'era scritto Fiorello, prove tecniche di trasmissione in un teatro. Io arrivavo a questo teatro, c'erano 300 persone, così quanto 400-500 persone. Perché il teatro, quello che conteneva, non c'è da stare 3 milioni. C'è uno fan, si capisce. No, allora, da lì cominciavo a fare quello che facevo prima, cioè intrattenere la gente in questo teatro. Così, via. Nel frattempo chiedo tutta la squadra, sai questa cosa che hai fatto è bella, dai sviluppiamo questa. Allora ci si metteva magari, cioè, prendevo uno spunto, mi ricordo, raccontai di tutti i lavori, feci un monologo su tutti i lavori che avevo fatto nella mia vita, e allora lo mettevo su carta, scritto proprio così, vero, questa è bella, questa è bella. Poi mentre scrivi ti viene un'altra battuta, una cosa, e la segni. Ora per me è impossibile imparare a memoria un monologo, proprio non ce la faccio a fare a memoria niente, proprio non ci riesco. Quindi ogni volta che io faccio il monologo è sempre diverso, perché c'è sempre qualcosa in più, una battuta in più, e la volta dopo magari la ridico, e la volta dopo ne dico. Quindi tu parti con un monologo di mezza pagina, arrivi alla fine di questo tour teatrale che c'è un monologo di 6 pagine. Quindi, allora, bello, questo è già pronto, oh, questo qui qua, via, e si mette da parte, e poi gag musicale, tutte provate e riprovate, magari facevi una cosa e dicevo, oh, hai visto lì la gente com'era? Era un po' freddina in quel numero lì, no, dice, guarda, non lo facciamo, vabbè, perfetto. Quindi andiamo quasi a colpo sicuro, cioè quando fai una gag, un monologo, è stato già fatto, cioè io l'ho già fatto, poi però quando sei davanti con la telecamera subentra il fattore emozione, il fattore di vista del teatro, sei bello, così c'è Roma Sciallo, tranquillo, quando sai che accende la luce rossa, un po' di emozione c'è. Però diciamo così che si prepara, ecco, noi facciamo in questo senso, tant'è che anche mentre sono in televisione dico delle cose, perché in un monologo scritto almeno 5-6 cose in più le dico rispetto alla scrittura, vengono sempre aggiunte il monologo, così diventa.